estate, poi magari a fine estate faremo un altro consultivo dell'operazione nell'ultimo periodo del periodo estivo. Siamo possessori di concessioni, ma anche da cittadini che pensano di poter approfittare del vuoto di prodotti così belli, importanti, è un bel segnale. Grazie, finite la mura. Grazie, grazie, finite la mura. Non è stato approvato in lavorazione. Lo stiamo approvando e stiamo lavorando sull'abbattimento di tutte le strutture abusive, salvaguardando invece quelli che sono gli edifici storici. Abbiamo già avviato una serie di abbattimenti, il lungomare conta circa 18 km, lo sappiamo bene, stiamo intervenendo dappertutto perché restituire il mare ai cittadini di Roma e di Ostia è la nostra priorità. Su questo ci mancherebbe, non arretriamo di un passo. Ma mi sembra però che c'è una bella differenza tra questo tratto di spiaggia libera e il Tibes a Roma, diciamo, come si chiama lì, siamo alla spiaggia. Stiamo lavorando su una storicità di anni, di decenni, di mancata, come dire, attivazione da parte dell'amministrazione, di situazioni che si sono stratificate e nessuno controllava. Ci vuole purtroppo un po' più di tempo perché ci sono tanti atti amministrativi e giudiziari da fare. Sa benissimo invece Tiber era una zona completamente abbandonata che abbiamo ripreso e non solo, abbiamo deciso di gestire in prima persona perché, come sa, gli argini del Tevere sono di competenza della Regione, stiamo stabilendo un protocollo diverso tra Comune e Regione per cercare di rendere fruibile le sponde del Tevere. Quindi sono due lavori assolutamente diversi, su due scenari completamente diversi, che vanno trattate in modo diverso. Grazie. Ma adesso è da due anni e mezzo per far applicare un'ordinanza, non è che ci vogliono 10 anni. Secondo lei non aprire un barco, no, ma adesso parlo io, poi lei mi risponde. Cioè, dopo due anni e mezzo non si riesce nemmeno a aprire i verdi. Lei ha visto tutto questo ministro, ma no, questo già c'era prima, questo è spiaggia, l'hanno portata qui, perché non vogliono toccare la lobby, perché se no fate solo propaganda, dovete... ora governate, aprite i barchi, aprite i barchi. Ci sono anche 13 km di lungomare, il famoso lungomuro, mi sembra che no, sembra che per voi esiste soltanto questa qui, ossia non è solo questa. No, lo sa perfettamente. Dobbiamo passare attraverso vari gradi di giudizio, si può fare tutto questo, evitare la violenza, solamente quando c'è una sentenza passata in giudicato, quindi non è così immediata la cosa, perché l'amministrazione si deve muovere in modo tale che non ci sia. Bisogna fare degli atti, bisogna farli nella giusta maniera ed è quello che l'amministrazione sta facendo. Le mandiamo le precarie degli asili nido, sereno in vacanza? Beh, finalmente abbiamo una graduatoria. Non è così, siete in graduatoria però, lo sai. Siamo arrivati a Ostia perché non ci fanno parlare con lei. Ma non è che è andato peggio di quello che era una settimana fa, siamo messi ancora peggio. Il bando che le abbiamo esposto, che non copriva le criticità delle precarie che da 10 anni prestano servizio nel comune di Roma, essere nel bando è arrivare al 15.000° posto e non poter lavorare, sì, è così, sindaca, è così purtroppo. Ci dia 10 minuti per spiegargli. No, perché le danno a noi, le danno a quelle di quarta fascia e le danno alla materna che hanno lavorato per annualità. No, non è così, sindaca, glielo facciamo vedere, ci dia un appuntamento 10 minuti, glielo chiediamo in ginocchio, 10 minuti. Però non è servito a niente, abbiamo parlato con la Baldassare, abbiamo parlato con De Santis, non sappiamo più da chi andare, noi, cioè, per farci aiutare. Se non è la politica che ci dà una risposta, chi ce la deve dare, sindaca? Ma infatti siete nel bando apposta, perché è l'unico modo per riuscire ad attivare le stabilità. Sì, ma siamo in decreto, una posizione, ma se nel decreto dignità c'è l'abrogazione del limite dei 36 mesi, a che serve sto bando? Che la settimana prossima va al Senato e probabilmente, anzi al 90% passerà. Se passa, se dovesse passare, bene, perché c'è da dire con la legge. Oggi noi abbiamo attivato
avviato questa procedura, perché altrimenti a settembre rimanevate fuori in attesa del decreto dignità. No, e allora cosa? Così ci mandate in fondo, avete dato i 3 punti a tutti, a cani e porci. Sì, al guardafascia, alla materna. La materna ha preso annalitando 3-4 mila giorni. Secondo lei gli stessi punti? Cioè, ma noi arrivavamo a Ostia, sindaca. Di una collega che è entrata l'anno scorso nel 2017. Sì. Abbiamo gli stessi punti di partenza. 3 punti che erano un unico punteggio discrezionale. No, non è così. Cioè, è così, ma non colpo. È certo che me li conta i giorni, è chiaro, ma non a sufficienza per creare una discrezionalità, perché comunque ci sono municipi sfortunati. Noi, io sono in un municipio sfortunato, sono di quelle che hanno lavorato. Non riusciremo a spostare, noi non riusciremo a spostare la vostra volontà politica su questa cosa. Benissimo. Però io poi vengo a parlare con lei quando. No, nel senso che le farò vedere che non sarò nella stessa posizione lavorativa di essere chiamata tutti i giorni. Già vivo una vita precaria. Ascoltare. Nel momento in cui il decreto viene approvato anche il senato, allora a quel punto ci adegueremo. Fino a quel momento noi abbiamo necessità di avere uno strumento che ci consenta di farvi lavorare a partire dal 1° settembre, quando ripartono le scuole, altrimenti che si fa? Il bando è stato costruito che voi avete dei punteggi in più per tutti gli anni che avete lavorato. Insieme a tutti gli altri. L'hai appena detto. Ma insieme a tutti gli altri. Insieme a tutti gli altri. E i giorni lavorati. Allora adesso andiamo.